asciugato il suo linguaggio per arrivare ad avere il massimo del ritmo, della velocità, e è quasi come un uomo che ha fatto una cura dimagrante e, riducendosi a muscoli e ossa, non ha un milligrammo di adipe addosso, niente proprio, si è rasato il cranio, non ha un ricciolo, niente. Dalla parte degli scrittori citerei per esempio il nostro amico Tiziano Scarpa. È abbastanza difficile ricordare per esempio una trama dei libri di Scarpa, perfino del suo libro che ha vinto 2 anni fa il premio Strega. Uno si ricorda vagamente Stabat Mater, che è un libro che ha a che fare con Vivaldi, tanto secondo me è il suo libro peggiore, no? Cioè, Scarpa ha vinto, come capita spesso, il premio Strega, che meritava sicuramente di vincere, forse con il suo libro meno felice. Tuttavia, ripeto, quando tu leggi Scarpa non lo leggi per vedere come va a finire la storia o cosa succederà alla pagina successiva, ma lo leggi come si leggono gli scrittori, lentamente, degustando la pagina quasi parola per parola. Però scusa, certo, se ti interrompo, pensa come felice Scarpa di aver vinto un premio, no, col suo libro peggiore. Temo che lui pensi sia migliore. No, ma ti spiego, no, ma se, invece secondo me, ma sai perché? Io non sono convinto che sia il peggiore, perché lui avrà sicuramente pensato: se hanno premiato il mio libro peggiore fino adesso, se gli altri non sono stati premiati, io mi sono rivolto a degli imbecilli che continuano ad esserlo. Questo sicuro, l'avrò pensato sicuramente. Allora, stavo dicendo che ci sono, ripeto, narratori e scrittori. Ora, normalmente i narratori albergano proprio nella letteratura di genere. Perché? È semplice, se ci pensate, la letteratura di genere, il poliziesco, il fantasy, la fantascienza, il romanzo erotico, il romanzo rosa, che tipo di promessa fanno al lettore? Promettono al lettore un certo tipo di scrittura? Mai. Promettono al lettore un certo tipo di storia. No? Per cui se ti prometto, la fantascienza promette, no, visioni del futuro, eccetera, il fantasy promette al contrario visioni fantastiche ma generalmente rivolte al passato, l'horror promette un certo tipo di storia, il poliziesco avrà un'indagine, un investigatore e così via. Sono, come vedete, dei contratti che, per così dire, l'autore fa con il pubblico, basati su una tipologia di storia, mai sulla promessa di un tipo di scrittura. Quindi di norma l'autore di genere è per definizione un narratore più che uno scrittore. La cosa veramente strana, direi unica, in Italia sicuramente unica, è che Andrea è uno scrittore di genere, molto più che un narratore di genere. Non nel senso che le storie di Andrea siano deboli, ma nel senso che il piacere è proprio di degustare la lettura della sua pagina con le straordinarie invenzioni fantasmagoriche, proprio, no, acrobatiche, e del suo linguaggio, che gli vengono riconosciute da tutti, queste sì, anche dalla critica alta, tra l'altro. È tale questo piacere di centellinare la lettura che davvero probabilmente finisce che un po' te la dimentichi la storia, stai in piacevolissima compagnia del suo alter ego Lazzaro Sant'Andrea, che è il protagonista di questo, come di altri, non tutti peraltro, i romanzi di Andrea Pinkez, stai dentro questo sguardo che fotografa una città che è sicuramente la più emblematica della situazione dell'Italia attuale, direi futura, questo di Milano bisogna dirlo. Devo dire, Milano non è certamente la più bella città d'Italia, io personalmente la detesto, tra l'altro, è senz'altro la città che dell'Italia dà, ripeto, un'immagine che è adesso e probabilmente già domani e dopodomani, mentre altre città come Roma danno un'immagine probabilmente che adesso è ieri. Oh, perché non sei mai stato a Foggia? Vabbè, se no Milano ti sembrerebbe, capite, i Campi Elisi. Allora, questa, ripeto, è la caratteristica unica che ha un autore come Pinkez. È un autore che fa narrativa di genere, ma lo fa con un approccio che è quello dello scrittore. C'è una, te la butto lì, poi sentiamo cosa dici, c'è una controprova un po' malinconica di questo fatto. Domanda, quanti libri di Niccolò Manichi sono diventati film? Film belli, film brutti? Io me ne ricordo almeno 4, probabilmente sono a 5 in realtà. Quanti libri di Aldo Busi, che sicuramente è il santo patrono degli scrittori, chi se li ricorda le trame di Busi? Lo leggi perché c'è questa musica proprio nella pagina, insomma, no? Quanti libri di Busi sono diventati film? Neanche uno. Perché sono libri in cui se tu togli la scrittura, togli tutto, ammazzi proprio il libro, perché la grande scommessa vinta è nella scrittura, la bellezza, il carico da 90 è giocato sulla scrittura. Quanti libri di Andrea sono diventati film?
io a questo proposito, se mi permette, se mi permettete, vorrei raccontarvi una cosa che mi preme a raccontare tutte le volte. Allora, molti anni fa, forse l'abbiamo anche presentato insieme, ho scritto un libro che si chiama Il conto dell'ultima cena. Sì, sì, infatti. Allora, Il conto dell'ultima cena ha avuto decine di migliaia di edizioni, traduzioni, è diventato una sorta di... è quello, è il libro che mi ha permesso, poi tra l'altro, di diventare... permesso, che mi ha... che ha fatto sì che diventassi il cavaliere al merito culturale della Repubblica Francese. Ora, un anno fa, dopo che io ci ho messo 3 anni a scrivere questo libro, esce un libro di Moni Ovadia che si intitola Il conto dell'ultima cena, esattamente come il mio. Esce con Einaudi. Era un libro di ricette kosher, come si dice, barzellette yiddish, quindi l'ha anche sprecato il furto. Se non che io voglio subito far causa a Moni Ovadia, perché stavo per pubblicare questo libro un anno fa per Mondadori. Questa è interessante, questa storia, non so per voi, ma per farvi capire i meccanismi dell'editoria. Se non che Mondadori non può far causa a Einaudi, perché Einaudi appartiene a Mondadori. Ragion per cui vivo per un anno in questo limbo, dopo aver mandato la diffida a Moni Ovadia, nessuna risposta se non da quelli dell'Einaudi che ne hanno preso atto, hanno perso la causa tra l'altro, quelli dell'Einaudi, però l'hanno persa contro se stessi, questo è il paradosso, questo è veramente da teatro dell'assurdo, da Ionesco, da Beckett, una cosa del genere, quindi a Mondadori ha perso contro se stessa, ma io sono arrivato a delle conclusioni che non sono assolutamente razzista, men che meno ce l'ho con gli ebrei. L'unico ebreo con cui ce l'ho al mondo è Moni Ovadia, che mi ha ciulato il titolo, ma ce l'avrei con lui anche se fosse finlandese, eschimese, un bergamasco, un fuciliere senegalese. In realtà lì non è un fatto di razza, è un fatto di stronzarci, è un fatto di furto. Ho risolto questo problema e il libro finalmente è uscito, ma siamo tornati culo e camicia con la Mondadori, naturalmente io faccio la camicia, però un giorno per pura curiosità in via Washington ero di fronte a dei ragazzi che uscivano da una sinagoga, quindi con la yarmulke, che erano inequivocabilmente frequentatori della comunità ebraica. Allora gli ho apostrofati così, gli ho detto: scusate ragazzi, non volevo importunarvi, ma mi servirebbe un parere tecnico. Voi che appartenete evidentemente alla comunità ebraica, visto che avete tutti i segni e soprattutto l'aspetto del caso, no? I genitori avevano la barba lunga, i ragazzi la camicia bianca, quindi era una sorta di scelta o di condanna, vedete come decidete di vederla, di cosa ne pensa la comunità di ebraica di Moni Ovadia. E questi mi guardano e capiscono che io non sono tanto a favore di Moni Ovadia, per ragioni squisitamente personali, non razziali, e mi dico malissimo. E dico perché? Perché Moni Ovadia ruba per i suoi libri di stupidi aneddoti e di ricette dalla Bibbia. Ho detto, cosa hai detto? Il verbo com'era? Ruba. Dico, allora è un vizio. È il vizio di Moni Ovadia. Però mi sono anche consolato, perché se ruba dalla Bibbia vuol dire che ruba da Dio. Se ha rubato da me vuol dire che io scrivo da Dio. Sì,
ruba da Dio, nel senso che ruba bene proprio, ruba come un Dio. No, lì è rubato proprio da Dio. Senti Andrea, visto che siamo in quella che viene chiamata provincia, no? E visto che tu sei teoricamente il cantore appunto di Milano, della Milano metropolitana, in realtà, adesso tu dimmi se sbaglio, io ho letto credo in totale circa la metà dei libri che tu hai scritto. Secondo me li hai letti tutti. No, tutti no. Secondo me sì. Tutti quelli che ti ho mandato. Sì, quello che ti ho mandato. No, qualcuno l'ha anche rubato, sta già dicendo. Allora, ti stavo dicendo che secondo me la provincia è presente nella tua scrittura più di quello che sembra. Non soltanto perché Lazzaro ogni tanto parte e se ne va appunto a fare investigazioni, a cercare cose fuori, no? Non soltanto perché quella che secondo me è l'impresa più straordinaria della tua vita extra libresca è quello che tu hai fatto a Cattolica. Cattolica è comunque, non è certo una metropoli, insomma, voi forse non sapete che Pinguez è stato molti anni fa una sorta di sceriffo onorario, diciamo, di Cattolica, e ha effettivamente sgominato un'organizzazione di malavita locale, ma locale mica tanto poi, di malattia organizzata. Era un'infiltrazione camorrista, quindi non è con una grandissima dimostrazione di coraggio personale, ma veramente al di là proprio di qualsiasi calcolo di rischio, insomma. Allora, secondo me, tu dimmi se la pensi così, nei tuoi libri, va bene, i miei c'è più spazio perché vabbè, sono l'enfant du pays qui naturalmente, però nei tuoi libri la provincia è presente come una specie di cattiva coscienza della città, nel senso che tutto sommato la città è anche un posto in cui uno si può nascondere, è anche un posto in cui si può vivere la famosa solitudine in mezzo alla folla, no? Proviamo a pensare, tu prima hai raccontato una storia, diciamo, che aveva a che fare con l'omosessualità. Beh, un gay in città ha una vita molto più facile che in provincia, perché in provincia tutti sanno tutto di tutti, e la vita può essere, secondo me, molto più dura di quanto viene descritta generalmente in certe generalizzazioni idilliache che si fanno appunto dalla provincia. Tu sei abbastanza d'accordo con questo tipo di definizione? No, sono assolutamente d'accordo, mi dai anche l'agio di riprendere un discorso che avevo involontariamente interrotto poc'anzi. Allora, il mio primo libro, ad esempio, è ambientato in Trentino, Bellamonte. Bellamonte è una veramente un'isola felice. Il Trentino non lo è necessariamente, ma il Trentino ha quest'area di luogo, da, non so, Federica, in cui tutte le ragazze nuotano come Federica Pellegrini, o sono delle postine della Gardena. In realtà ci sono delle storie estreme anche lì. Ma invece, tornando al discorso di prima che stavamo facendo sulle riduzioni cinematografiche e parlando proprio di provincia, sei stato perfetto in questo momento, perché mi hai permesso di ricollegarmi al fatto che Claude Chabrol voleva fare un film da Il conto dell'ultima cena. E allora Claude Chabrol, purtroppo è mancato, mi spiace sia che sia mancato sia che non abbia fatto il film, più che sia mancato naturalmente, nonostante tutto il mio cinismo di forma, ma è uno dei più grandi cantori del noir provinciale, perché il noir in realtà si annida nella provincia. La differenza è che nell'ambito metropolitano sì, si nasconde, ma alla fine neanche tanto, perché ogni zona di una grande città diventa una sorta di piccola città e di piccola provincia. Se tu pensi a una storia ambientata, non so, in via Paolo Sarpi, non puoi dimenticarti i cinesi. Se ambienti una storia al Parco Lambro, non puoi dimenticarti tutto ciò che accade intorno al Parco Lambro. Però qui stavo dicendo Parco Lambro invece di parco, ma in realtà è veramente questo il discorso, che la città è un enorme palco di cui puoi privilegiare una zona.